Dimostrazione notturna nella sacca di Scardovari del controllo antibracconaggio attraverso un drone. Un'iniziativa di prevenzione e controllo del territorio per combattere il bracconaggio, della caccia e della pesca. L'iniziativa è nata dalla Regione del Veneto assieme alla provincia, rappresentata dal consigliere Francesco Siviero, e all'ente parco rappresentato dal funzionario Marco Gottardi. Presenti inoltre guardie provinciali e alcuni addetti alla vigilanza del consorzio di Scardovari. Il drone, munito di termocamera, permetterà di combattere e affiancare la polizia preposta anche di notte, momento ideale per i bracconieri. Facciamo alcune domande all'operatore della ditta Remote Fly di Padova. Il drone è uno strumento che può andare anche di notte, però deve essere sempre visto e controllato dall'operatore, o sbaglio? Allora, bisogna sempre tenerlo comunque in vista, comunque con le luci si riesce comunque a individuare la posizione e l'orientamento. E quindi in base alle luci ci si orienta e si naviga a vista sempre. Comunque. Stasera montiamo una termocamera con un visibile, anche se è accoppiato, però non penso riusciremo a vedere più di tanto perché comunque è abbastanza buio. E la termocamera è una termocamera full radiometrica, quindi vuol dire che in ogni punto dello schermo della foto che andrà a scattare ci sarà una temperatura. Quindi possiamo andare a scegliere varie tipologie di temperature anche in base a quello che serve, insomma, identificare. E una persona si può vedere quando si muove? Sì, dalle prove state fatte, sì. Caratteristiche tecniche di questo strumento? Il vento massimo al decollo della macchina è 11 metri al secondo, quindi circa 40 km all'ora di vento. Il costo di uno strumento e di un drone come questo? Il costo siamo attorno, diciamo generale, attorno ai 35.000 euro. E l'operatore che caratteristiche deve avere, che permessi deve avere particolari? Beh, ci vuole il classico attestato da pilota APR, rilasciato presso un CAPR, quindi un centro di addestramento qualificato da ENAC, con i vari corsi di abilitazione sulle varie macchine e le varie tipologie di operazioni, non critico e critico. E il corso quante ore dura? Allora, il corso, partendo dal basico, sono 16 ore di teoria in aula e alla fine sono quasi 5 ore di addestramento pratico in campo per la parte basica. Per la parte critica invece sono 12 ore di teoria in aula e altre 6 ore di addestramento al volo. L'attestato vale 5 anni, sempre però in concomitanza con la visita medica che è accoppiata, che è una visita medica aeronautica. Questa tipologia di camera posso andare, per esempio, vedete, al search fire, quindi alla ricerca di fuoco, al custom, quindi decido io le impostazioni dei parametri, oppure per esempio alla ricerca delle persone, quindi mi va a identificare nei parametri di temperatura della persona. Qui facciamo una prova, iniziamo a vedere con la ricerca di persone se riusciamo a inquadrare. Facciamo adesso vedere un demo della Remote Fly di Padova per vedere le potenzialità di questo strumento.